Ciao a tutti, come state? Oggi sarà un video diverso dal solito, nel senso che sarà diverso perché non mi truccherò oggi. Da domani iniziano di nuovo i video make-up. Oggi apriamo insieme la The Gustavus. Questa sarà l'ultima The Gustavus su questo canale. Poi non so se prenderò il calendario dell'avvento di Gustavus, devo vedere. Iniziamo ad aprire, questa è la The Gustavus di settembre. Dal prossimo mese non la ordinerò più perché non riesco più a stare dietro e preferisco fare altro. E niente, come dicevo, qua c'è il calendario dell'avvento, quindi credo di prenderlo per quest'anno perché l'anno scorso mi è piaciuto. E iniziamo a pescare e vedere cosa c'è, iniziando da questo. Sono della Oro Saiva, credo un po' tutti schiacciati. Sono le frolle con panna fresca degli Oro Saiva. Questi non li ho mai trovati, questi dovrebbero essere, sì, sono una novità. Vedete, sono una novità. Adesso vediamo se trovo qualcos'altro. Passiamo a questo. Ah, questo mi ispira molto, e questo è il Mukki Ragù Mukki 100% vegetale. Questo mi ispira molto, più che altro per provarlo. Io non sono vegana né niente, però mi ispirano alcune cose vegetali. Lo lascio qua. Adesso passiamo a questo. Cuore di brodo nor vegetale, questo è quello vegetale, quindi quello alle verdure. Ottimo, questi sono ottimi, mi piace quello al mandorlo, quello al pollo, che ogni tanto lo uso per fare i brodi. Poi passiamo a questo. Pesca mango miss di Santal, dolce natura, questo succo di pesca mango e miso. Questo gusto non l'ho mai provato, ho provato un altro che mi era piaciuto, ma non me ne ricordo più che gusto, sempre dentro qua, però non me ne ricordo più che gusto. Ah, queste ce le ho ancora lì, e sono della Kellogg's, sono delle barrette mandorle e cioccolato. Non so se sono uguali, lo stesso gusto del 2 mesi fa, perché io da un po' che non la riporto. E niente, c'è questo. Poi una birra, e questa la do, no, senza alcol, senza alcol potrei bere. Questa è la Peroni di nastro azzurro, Peroni senza alcol, quindi 0% di alcol. È una birra analcolica. Questa credo di berla io, però non ne sono sicura al 100%, perché se passano mio fratello e mio papà, non vedo niente. Poi cosa sono? Ah, queste sono buone. Le gallette di riso gallo, chip di riso integrale con sale marino. Queste sono buone secondo me. Ci sono anche gusto con riso rosso e gusto paprika. Questo c'è anche. Comunque questo. Quello non l'ho mai trovato in gusto. Vediamo questo. Risotto alla milanese, no, snor. Questi sono quelli già pronti. Questo è il risotto alla milanese che ci vuole 5-10 minuti per quante persone, per 2 persone. Poi prendo questa scatola. Pasta liscia trafilata al bronzo di Armando la penna liscia con Alessandro Borghese. Questa è la pasta. C'è sempre sugo e pasta tutte le volte, non tutte le volte, ma quasi. Poi, per ultimo, sì, ultimo, ma non per importanza, questi panni cioccolà di questa marca qua, che avevo provato anche le brioche ed erano buone. Qua dentro ce ne sono 6. E niente, vediamo quanto è il totale. Ah, c'è anche
la di Gustavo Col, è fredda, con i prodotti freddi. Se scansionate qua magari la trovate. Questo sono sicura di prenderlo, perché costa meno per il pre-ordine, dovrei preordinarlo. Vediamo. Questa di Gustavo è in giro per l'Italia, tipo, perché vedete tutta Italia, c'è tutto intorno. Comunque, il riso gallo costa 1,10 euro. E poi devo trovare quella al sole marino e quella alla paprika. La nastro azzurro peroni 1,19. Questi panno cioccolà 3,79. Il sugo multi vegetale 2,49. Il prodotto del mese, che è la pasta, 1,49. Il prodotto più costoso è questo barrette Kellogg's 3,19. I frollini 2,29. Il risotto 2,09. Il brodo 1,89. E il succo 1,79. E qua c'è un contest. Niente, è già scaduto in teoria. Sì, è scaduto, niente, non possiamo finire. Comunque si vede che c'è tutto il tema Pisa, Roma, la Vespa, l'arco. Tutto il tema italiano in teoria. Questa che Gustavo in teoria è tutto Italia. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate qua sotto se volete altri video come questi, se li volete, se no la disdico. E lasciate un bellissimo like, così capisco se i video vi piacciono o meno. E iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!